Un presepe dedicato ai minori di tutto il mondo, quello allestito all'interno del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e che è stato inaugurato mercoledì 21 dicembre 2016. Una cerimonia in cui erano presenti anche il presidente della Corte d'Appello Nissena Salvatore Cardinale, il presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta Antonino Porracciolo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Nisseno Laura Vaccaro, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Stefano Strino, e Antonina Sabatino, giudice presso il Tribunale per i minorenni, nonché il comitato organizzatore. Un evento a cui hanno preso parte con un'esibizione canora nell'aula di udienza del Tribunale per i minori gli studenti della Corale della Scuola di Istruzione Secondaria di Primo Grado Filippo Cordova, appartenente all'Istituto Comprensivo Don Milani, diretti dalla professoressa Laura Failla. La Corte d'Appello dà al Natale il risalto che esso merita. Tutti gli uffici giudiziari di questa città sono state create degli appositi presepi frutto del lavoro, dell'immaginazione, della maestria di chi li ha saputi creare e realizzare. Evidentemente il Natale ha tanti significati, un significato di tradizione, ha un significato di modello, la Sacra Famiglia, ha un significato anche di sapore, di odore, di familiarità che ci riporta a tempi passati, ad affetti, a momenti particolarmente gradevoli della nostra vita. Natale è anche un momento in cui siamo chiamati un po' a rimeditare su ciò che è avvenuto nel corso dell'anno e quindi a fare un po' un consuntivo del tempo che ci è stato concesso. L'iniziativa è partita dal personale a cui devo dare atto, onore e merito di aver avuto quest'idea. Se ci si sofferma sui particolari di questo presepe, si noterà che il luogo proprio della Natività vede due parti ai fianchi, ai lati. Da un lato il Tribunale per i minorenni e dall'altro il mare, che vuole simboleggiare il luogo da cui, ahimè, pressoché quotidianamente arrivano i minori stranieri non accompagnati e che il Tribunale per i minorenni prende in carico per la prima tutela che l'ordinamento appresta nei loro confronti. Ai minori di tutto il mondo, per ogni bambino salvato dal mare, altrettanti riposano in esso. Per ogni bambino che viene al mondo, nel posto giusto, al momento giusto e tra le braccia giuste, altrettanti invece subiscono violenza, vivono l'abbandono, patiscono la fame. Questo presepe è dedicato a loro.